Oltre 100.000 persone hanno assistito all'udienza giubilare riempiendo Piazza San Pietro e Via della Conciliazione. Tra i fedeli anche i partecipanti al Giubileo delle Corali e tanti pellegrini polacchi giunti per celebrare San Giovanni Paolo II nella sua festa liturgica. 38 anni fa, ha detto il Papa, interrotto dagli applausi scroscianti, quasi a quest'ora in questa piazza risuonavano le parole «Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo». Questa eredità, che era per Giovanni Paolo II fonte di speranza, potenza e coraggio, ha esortato allora Papa Francesco, continui ad essere un'incessante proclamazione del Vangelo della Misericordia e possa risuonare nei cuori svegliando la perseveranza della fede. Nella catechesi il Pontefice ha insistito sul tema del dialogo, che è espressione di carità, segno di rispetto, che permette di comprendere l'altro come dono di Dio, ma anche antidoto contro ogni muro di divisione e isolamento, strumento per costruire ponti in famiglia, al lavoro, a scuola e nella Chiesa. E ancora dialogo tra i governanti, tra le religioni, per contribuire alla costruzione della pace e del bene comune, ricordando che tutto ciò che lo ostacola è invece aggressione. Non dimenticatevi, dialogare è ascoltare quello che mi dice l'altro e dire con mitezza quello che penso io. Se le cose vanno così, la famiglia, il quartiere, il posto di lavoro andrà migliore. Ma se io non lascio che l'altro dica tutto quello che ha nel cuore e incomincio a urlare, ma oggi si urla tanto, non avrà buon fine questo rapporto fra noi. Non avrà buon fine il rapporto fra marito e moglie, fra genitori e figli. Ascoltare, spiegare, mitezza. Non abbaiare l'altro, non urlare, cuore aperto.